Un racconto natalizio per i bambini. Il Natale. Nella piccola città di Nazareth viveva una giovane donna chiamata Maria. Non vedeva l'ora di sposarsi. Un giorno venne a trovarla un angelo. Non aver paura, disse l'angelo. Sei stata scelta da Dio per un compito molto speciale. Avrai un bambino, è il figlio di Dio. Lo chiamerai Gesù e gli porterà agli uomini la salvezza. Maria si meravigliò molto, ma accettò. Farò la volontà di Dio, disse. Maria doveva sposarsi con Giuseppe. Ma quando Giuseppe seppe ciò che era accaduto a Maria, voleva lasciarla. Poi un angelo gli parlò in sogno. Prenditi cura di Maria e del suo bambino, disse l'angelo. Egli è il figlio di Dio e porterà l'amore fra gli uomini. Giuseppe rimase molto meravigliato, ma anche lui decise di obbedire a Dio. Partì con Maria verso Betlemme per registrarsi al grande censimento voluto dall'imperatore. La città era molto affollata. L'unico posto libero rimasto era una stalla piena di animali. Lì nacque Gesù, il figlio di Dio. Maria lo avvolse in fasce e lo pose a dormire in una mangiatoia. Fuori, nelle vicine campagne, i pastori badavano al loro gregge. Apparve un angelo. Questa notte a Betlemme è nato un bambino speciale, il figlio di Dio che porterà la salvezza al mondo, disse. Apparvero altri angeli e iniziarono a cantare. Che meraviglia! I pastori andarono a Betlemme e trovarono Maria e il bambino proprio come aveva detto l'angelo. In un paese lontano, i re magi videro nel cielo della notte una stella eccezionale. È il segno che è nato un nuovo re, dissero. Dobbiamo andare a trovarlo. La stella li guidò nel luogo dove era nato Gesù. I re magi gli portarono dei doni, oro, incenso e mirra. Maria sorrise, quei regali erano degni di un re diverso da tutti gli altri, che porterà l'amore nel mondo, pensò tra sé.